sono Bear Grylls. Mi avete visto accompagnare nella natura selvaggia atleti e celebrità di tutto il mondo, persino il presidente Barack Obama. In questa stagione, un nuovo gruppo di star verrà con me nelle zone più remote del pianeta. Sto tremando dalla testa ai piedi. Oddio! Per intraprendere avventure estreme. Nick sperimenterà che cos'è il dolore. Posso farcela? Non voglio andarmene così. Oh mio Dio. Meglio non guardare giù. Ho sentito un rumore. La ballerina, cantante e attrice Julianne Hough verrà con me in Sudafrica. Santo cielo, mi manca solo di incontrare Tarzan. Sterco di elefante. Per quale motivo Bear l'ha messo nella borraccia? Julianne ha dimostrato il suo talento di ballerina in Ballando con le stelle ed è stata protagonista di musical di successo. Mi raggiungerà nella savana sudafricana. E così ti sei trasferita in Inghilterra? Esatto, avevo 10 anni. Sono rimasta lì per 5 anni. Senza i tuoi genitori? Le sorprese non mancheranno. Attenzione dall'altra parte! Jules, attenta! In un territorio unico al mondo. Sto morendo di paura. Julianne affronterà una prova unica. Ora viene il bello! Oddio! Sono nel bel mezzo del bush sudafricano e sto aspettando Bear, che mi accompagnerà in un'avventura incredibile. Bear mi ha dato dei parastinchi che credo servano a proteggermi dai morsi dei serpenti. Sono terrorizzata dai serpenti, ma devo prepararmi all'idea di incontrarli. Julianne Hough è nota per le sue doti di ballerina e cantante. E in questo territorio, nel cuore dell'Africa, i suoi passi di danza potranno tornarle molto utili. Spero che arrivi presto, perché sono in uno spazio aperto pieno di animali. Leoni, leopardi e serpenti. Questo è il ballo del terrore. E siamo solo all'inizio. Oh! La savana africana ospita alcuni degli animali più incredibili del pianeta. Il problema è che molti di loro sono feroci carnivori. Quindi, se rimani bloccato qui e non sai dove andare, il pericolo è di trasformarti in un boccone prelibato. Questa avventura mi fa tornare in mente alcuni episodi della mia infanzia, quando andavo in campeggio con mio padre. E sai che ti dico, Bear? Sono pronta, diamoci dentro. Non temo nulla. Woo! A parte i serpenti. Oh, sta arrivando qualcuno. Sì! Woo! Ciao! Beh, non è proprio un'autostrada, ma ce l'ho fatta. Ehi! Ciao! Che bello vederti! Come stai? Sono molto contenta, ho fatto la danza della gioia. Sono un po' agitata, ma anche ottimo. Molto felice. Bene, hai tutto il necessario? Sì, certo. I pantaloni, i parastinchi, sì, speriamo che non servano. Ma direi che c'è tutto, ottimo. Sono pronta. Sei pronta? Prontissima. Ok, sali pure dietro. D'accordo. E ci dirigiamo verso ovest, ci sei? Ci sono. Woo! Attraverseremo questa pianura sul quad. Ok. Andremo più avanti possibile e quando saremo vicini a quelle colline, continueremo a piedi. Allora sì che ci divertiremo. C'è una ragione se la chiamano Africa selvaggia. Nei prossimi 2 giorni io e Julianne Hough percorreremo 20 km di savana. Supereremo una catena montuosa e scenderemo dalla parte opposta, accampandoci vicino alle sponde di un fiume. Il secondo giorno guaderemo il fiume e raggiungeremo la parte opposta della vallata risalendo una ripida china che ci porterà dritti al nostro punto di estrazione. Oh! Due magnifiche giraffe! Guarda, tra un attimo inizieranno a correre! È vero! Sono stupende quando corrono! Meravigliose! Questo è il classico territorio della savana africana. Qui è facile incontrare animali selvatici. Questo è il loro habitat naturale. Ci sono gli elefanti! Sì! È incredibile! Vediamo se riusciamo... Oh mio Dio! Sì, se riusciamo ad avvicinarci di più!
Gli elefanti sono sempre stati i miei animali preferiti, mi piacciono tantissimo. E come nasce questa passione? Non saprei, sono animali così regali, forti e eterni. E poi infondono tanta sicurezza. Beh, sai una cosa? Dovresti temerli. Oh, no. Dico sul serio, possono essere animali molto pericolosi. Davvero? Questi elefanti stanno pascolando sulla nostra strada. So che la gente pensa che siano animali docili e piuttosto lenti, ma se si sentono minacciati diventano pericolosi. Si muovono velocemente e possono diventare davvero molto aggressivi. Vediamo quanto possiamo avvicinarci e cerchiamo di farlo con cautela. Aspetta, che facciamo se iniziano a correrci incontro? Se dovessero attaccarci? Esatto. Non puoi scappare. Ok. Raggiungono i 48 km l'ora, però basta non spaventarli. Capisco. E loro non ci attaccheranno. Se dovessero attaccarci, significa che abbiamo sbagliato qualcosa. Ora ci avviciniamo il più possibile e se iniziano ad agitare le orecchie, ci allontaniamo subito. D'accordo. E mi raccomando, non perdere mai di vista il nostro quad. Ok. Infastidire un elefante non è la cosa migliore da fare, ma se sei insieme a Bear Grylls, puoi stare tranquillo. Quando riesci a vederli da vicino, ti accorgi di quanto siano imponenti. Sono enormi. Vedere elefanti liberi è un'esperienza completamente diversa dall'osservarli allo zoo. Non ci sono cancelli né staccionate, sono così vicini e sì, sono animali davvero bellissimi. Sterco di elefante. È una bella quantità. Questo dimostra quanta erba mangino. Oddio, Bear ha preso in mano lo sterco e io ho pensato... Volevo solo che lo rimettesse subito giù. È sterco fresco. Se sei costretto, puoi estrarne il liquido e usarlo in seguito per idratarti. Dici sul serio? Sì, guarda quanta acqua contiene. Vedi? L'elefante digerisce molto in fretta. Di conseguenza, rimane molta acqua nelle feci. Bollita può mantenerti idratato e con il caldo che fa qui è molto importante. Lo sterco di elefante può salvarti la vita. D'accordo. Sapete una cosa? La giornata è appena iniziata e ci siamo già imbattuti in un bel mucchio di me. Ok, reggi questa. Anzi no, è meglio se lo fai tu. Perfetto. Ok, strizzalo per bene. Ah, devo spremere. Aspetta, bravissima. È fantastico. Spremi, spremi. Lo sterco era ancora caldo. Così, ottimo lavoro. È stato meraviglioso sentire tutta quella popò verde ancora calda tra le mie dita. Versiamola nella borraccia. Per quale motivo Bear l'ha messa nella borraccia? Ancora un'altra tazza e poi possiamo andare. D'accordo. Ho capito perché vuole che la beviamo più tardi. Sto cercando di prepararmi psicologicamente. Ci stanno osservando, guarda. Che cosa diavolo state fate facendo? Con la mia cacca? Su, mettila nel mio zaino. L'odore che emana è davvero rivoltante. Mm-hmm. Ci siamo. Possiamo andare. Questo è l'aroma della natura. È buono. Sì, è vero. Aspetta, vieni qui. Ah! Ferma. Adesso hai il segno dell'elefante. Lo meritavi. È bellissimo. È come andare alla spa. Fa molto bene alla pelle. Voglio impacchettarla e portarla a Los Angeles con me. Ok. Bene. Un'ultima occhiata agli elefanti. Ah, sì. E possiamo proseguire da quella parte. Non toglierò lo sterco dal mio viso, altrimenti dimostrerei di non essere all'altezza di questa avventura nella savana. Quindi questa merda rimarrà sul mio viso per un bel po'. E che non si dica mai che le ragazze con me non si divertono. Si divertono un sacco. Tra poco. No, oh mio Dio! Ora ci assicureremo alla corda. La leghiamo a questo. Julien ha continuato a fissare il flacone di deodorante domandandosi come avrebbe fatto a tenerci entrambi. L'avventura mi piace, ma non voglio morire. Ora viene il bello. Porca p***a! Ok. Ora le cose iniziano a farsi difficili. D'accordo, coraggio. Ora viene il bello. La nostra missione è quella di attraversare a piedi la valle per poi risalire fino al nostro punto di estrazione. Ma per arrivarci dovremo sudare parecchio. Un bel salto.
Uno, due, tre, perfetto! Meglio non guardare di sotto. Sì. Vieni a vedere il panorama. Oh mio Dio! Mi sembra di essere Tarzan. È incredibile. Un'esperienza davvero unica, credetemi. Dobbiamo muoverci in quella direzione, verso ovest. D'accordo. Il cammino non sarà affatto semplice. Dovremo percorrere circa 500 metri fino alla cima. Ma prima dovremo scendere, attraversare il fiume lì in fondo e risalire la collina dalla parte opposta. Ci vorrà un bel po'. Sì, certo. Scendiamo di qua. Ok, affacciati con prudenza. Da un'occhiata sotto. Sì, non fa per niente paura. Per scendere dovremo usare la corda. La fisseremo a qualche masso qui sopra. Ok. La legheremo e proveremo a scendere insieme. D'accordo. L'hai mai fatto? Ecco, ho fatto arrampicata, ma soltanto in palestra. Non su una montagna come questa. Beh, sai, più o meno è la stessa cosa. Sì, sono pronta. Dovremo discendere la montagna. Insomma, sì, l'avventura mi piace, ma non voglio morire. Allora, la sfida qui è trovare qualcosa a cui legare la corda. Un masso non va bene. Ok. Perché la corda si incastrerebbe. Capisco. Il problema è che qui la roccia è sabbiosa, quindi con l'attrito la corda si incastrerebbe e non riusciremo più a recuperarla. Che cosa hai nel tuo zaino? Ci serve qualcosa che possa fare da carrucola. Una bottiglia d'acqua. Non hai qualche cosmetico? Negli anni ho imparato che quando ti metti a frugare nella borsa di una donna, puoi trovare oggetti davvero bizzarri, il cui utilizzo è sempre misterioso. Ma quando si tratta di sopravvivenza, sono oggetti che possono tornare molto utili. Vediamo. Ho trovato un deodorante. Un deodorante? Potrebbe funzionare. Ok, facciamo una prova. In effetti è perfetto. Lo legheremo in questo modo. Lasceremo un po' di gioco. Julien ha guardato la bomboletta spray chiedendosi come avrebbe fatto a reggere il peso di ben due persone. E sapete, capisco che non sembri molto sicuro, ma invece lo è. Vi faccio un esempio. Se prendete un bastone dai lati estremi, può rompersi, ma se lo agganciate al centro, proverete a spezzarlo senza riuscirci. È una legge della fisica. La mia previsione è che la bomboletta non si farà nemmeno un graffio. Reggerà la corda e la recupereremo alla fine. Sono pronta. Ok, continuo a scendere a piccoli passi. Va bene. Allora, a questo punto non si torna indietro. Ora viene il bello. Procediamo. Ci siamo dovuti fidare della corda e di quel piccolo flacone di deodorante. Cerca di mantenere l'equilibrio. Così, perfetto. Non si può assolutamente tornare indietro, ormai è fatta. Brava, Julien. Scusa. Ottimo. No, tranquilla. Ti perdono tutto in questa fase. Sono terrorizzata. Dobbiamo misurare le nostre forze. Ok, dai, me la sto cavando bene. Sei bravissima. Bene, sono felice. Ok, fermiamoci qui. Guarda un attimo in basso. Goditi il panorama. È stupendo! È bellissimo! Io sono Tarzan e tu Jane! Scherzo! Arrivati. Bene. Bel lavoro. È stato bellissimo. Mi sono sentita viva e soprattutto mi sono sentita una vera dura. Vediamo se il mio trucco ha funzionato. D'accordo. Oh, eccolo qui. Grazie mille, davvero. Sì. È un po' ammaccato, ma direi che alla fine ha fatto il suo lavoro. Sai, ho l'impressione che non potrei usarlo di nuovo. È stato più utile del previsto. Davvero. Da dove viene l'amore per la danza? Dai miei genitori. Si sono conosciuti a un ballo al college. Mio padre si era iscritto a un corso di danza proprio per rimorchiare le ragazze. E infatti conobbe mia madre.
Era anche lui un bravo ballerino? Sì, è molto bravo. È la persona con cui amo ballare di più. So che da bambina sei andata a studiare in Inghilterra. È vero, avevo 10 anni. I miei genitori stavano per divorziare e mi chiesero se volevo andare 3 mesi in Inghilterra mentre sistemavano le cose. Avrei potuto fare per 3 mesi questa scuola prestigiosa, divertirmi e poi tornare a casa. Così partì per 3 mesi e finì per rimanere lì 5 anni. 5 anni? Esatto. Sola, senza i tuoi genitori? Sì, lontano dai miei. Ci penso spesso. Ora ho dei nipoti di 10 anni e non li manderei mai in Inghilterra da soli. Non li manderesti nemmeno al parco. No, esatto. Come diavolo ho fatto ad andare? Da dove credi che venga il tuo amore per l'avventura? Oddio, credo sempre dalla mia famiglia, soprattutto da mio nonno. Un uomo eccezionale. Ora non c'è più. Eri molto legata a lui? Oh, certo. È da lui che ho preso l'ottimismo, l'amore per l'avventura, per la vita e per il divertimento. Da mio nonno e anche da mio padre, naturalmente. Quando è venuto a mancare tuo nonno? È scomparso quest'anno. Ah, mi dispiace molto. Deve essere stata dura. È stata dura, sì, più di quanto pensassi, ma quando la famiglia si è riunita ci siamo detti: cerchiamo di ricordare le belle cose che ci ha regalato. Questa avventura la dedichi a lui. Esatto. E sarebbe stato fiero della tua discesa. Di questo sono certa. Sei stata coraggiosa, lo sai? Grazie, la discesa l'ho dedicata al nonno. Una delle caratteristiche che accomuna i nostri ospiti è il loro carattere positivo e ottimista. E Julien ha dimostrato di essere molto coraggiosa. Ha un'energia davvero contagiosa. È la sua arma più potente. Shh, Julien, attenta. Che c'è? Oh mio Dio, che cosa hai visto? Lassù. Non riesco a vedere nulla. Lassù, in cima. Oh mio Dio, c'è un leone. Potrebbe essere un leopardo o un ghepardo. Con loro non si può scherzare. Non ci stiamo avvicinando troppo. Sta giù. L'importante adesso è non farsi vedere. Giriamo da questa parte. Cerchiamo di non fare rumore. Ok, vai pure di là. Ok. Sono davvero terrorizzata. Oh, ho il cuore che batte all'impazzata. Trattieni il respiro. Sto tremando. Ok. Su, muoviamoci. Oh. Quando ti imbatti in uno di questi felini, è sempre meglio evitarlo. Non siamo sotto vento, quindi non sentirai il nostro odore. Andiamo via alla svelta. Non si scherza con questi gatti. Ok, perfetto. È quello? Oh mio Dio, c'è un serpente enorme. Ho paura. Mentre stiamo scappando da un leopardo o forse un leone, ecco che incontriamo un serpente. Non ce la faccio, non ce la faccio. Oh mio Dio. Sta vicino a me. Niente paura. Bear vuole passare accanto a quel serpente, ma io sono totalmente nel panico. Non voglio averci niente a che fare. Io voglio che faccia la sua vita. Desidero solo lasciarlo tranquillo. I serpenti non fanno per me e possono essere davvero pericolosi. È così. Oh mio Dio. Quando vedo un serpente simile, mi viene subito in mente una cosa. La cena. Senti, ora il nostro obiettivo... Sì, lasciamolo in pace. Potremmo mangiarlo per cena. No, perfetto. No, non credo che dovremmo... Vieni tranquilla, no, vieni con me, forza. No, non credo che dovremmo farlo. Io non posso mangiarlo. Beh, io sì. No, troveremo altro. Ci da serve, mangiare. Dammi retta. No, ti prego, non posso farlo, te lo giuro, non posso farlo. Cazzo. Ehi. Preferisco morire di fame anziché mangiare quel serpente. Non lo mangerò mai, giuro. E non voglio che Bear lo uccida. No. No! Bear! No, Bear!
Oh, mio Dio. La cosa più giusta da fare è ucciderlo con il coltello e mangiarlo per poter sopravvivere. Prendi il coltello. No, Julien, il coltello. No. Non voglio essere morso. Passami il coltello. Non voglio che lo uccidi. È la cena. No, non voglio mangiarlo. Che cosa vuoi dire? Morirò di fame piuttosto. Julien non vuole saperne di mangiare il serpente. E io ho imparato che è meglio non discutere con una donna nella savana. Dobbiamo andarcene. Vuoi accarezzarlo? No. Dai. No, sto bene così. Se tu lo accarezzi, lo lascerò andare. Altrimenti lo mangeremo entrambi. Dove devo toccare? Senti la pelle, metti la mano. Forza, prima che inizi a girarsi. Dai, forza, puoi tenerlo. Non ce la faccio. Forza, reggilo dalla coda. Io gli tengo la testa. Non ci posso credere. Tu tienilo fermo. Bravissima. No, così. No. Tienilo. Che hai deciso allora? Se lo lascio andare, dovrai accontentarti e mangiare quello che troveremo. D'accordo? Ok. Ok, andiamo, lo libero. Ma... Su, presto, prendi gli zaini. Sì. Julien, mi raccomando, attenta a dove metti i piedi. Inizia a fare buio. Dobbiamo trovare un posto dove accamparci. È arrivato il momento di scendere prima che faccia notte. Ci accamperemo da qualche parte vicino al fiume. I felini verranno al fiume per bere. Ma noi accenderemo un bel fuoco. Per spaventarli. E ci lasceranno in pace. Ok. Ecco, qui potrebbe andare bene, perché c'è l'acqua e il terreno è in pianura. Potrai anche lavarti. Guarda qui. Ok, va bene. È un po' umido, ma è piano. E c'è spazio per due. Burr ha trovato una specie di tana dove poterci accampare per la notte. Perfetto. La superficie, sì, è un po' dura, ma è sicura. E mi sento più protetta dai leoni, i ghepardi e i serpenti. È molto meglio dormire in una tana che in una tenda all'aperto. A questo punto è il momento di accendere il fuoco. Ok. Allora, direi che possiamo farlo qui. Bene. Poi bolliremo lo sterco e ce lo mangeremo. Brava così. Ah! Ci sei riuscita, è acceso. Ok. Perfetto, ottimo lavoro, Julien. Ce l'ho fatta. Serve solo un po' di pazienza, non credi? Sì. Ora bisogna alimentarlo, però, altrimenti si spegnerà. Adesso vado a cercare qualcosa da mangiare. Torno subito. Tu pensa al fuoco, eh? D'accordo, tranquillo. Trovare del cibo è fondamentale. In Africa ho imparato che non bisogna cercare tanto lontano, ma molto spesso bisogna accontentarsi di quello che si trova. Questo può fare al caso nostro. È un Celiades forestan, una specie molto comune qui in Africa, ed è molto buono da mangiare. La cosa migliore sarà bollirlo. Basterà trovarne un altro paio e saremo a posto. Ho la cena. Ho l'impressione che sia piuttosto scarsa. Qui richiamano anche bruchi poliziotto. Oh mio Dio. Sono buoni, basta bollirli. Per fortuna abbiamo anche la minestra. E cioè... Lo sterco di elefante, certo. Cosa c'è oggi sul menù? Del cibo eccezionale. Abbiamo preparato dello sterco di elefante con squisiti bruchi poliziotto bolliti. Guarda che bei grumi. Ma che bel colore. C'è da leccarsi i baffi. Tra poco, l'unico modo per passare è attraverso una fessura strettissima. Ma attenzione dall'altra parte! Che cosa vedi? Acqua gelata! Oh mio Dio! È uno scherzo, vero? Ah! Sei incastrato? Ah! Guarda che bei grumi! Ma che bel colore! Mangeremo meglio che in un ristorante pluristellato. Dello sterco di elefante che ho spremuto io stessa. Dio mio! E dei fantastici bruchi poliziotto, o come diavolo si chiamano. Li mettiamo dentro, che dici? Sì, buttali dentro. Adesso mettiamo il tutto sul fuoco. Allora, ti sei divertita? Moltissimo, e devo ammettere che ho avuto anche molta paura. Dunque, stanotte i felini scenderanno da questa parte per andare a bere al fiume.
Per questo motivo dovremo mantenere un bel fuoco acceso e la migliore protezione che possiamo avere. Capisco. Quindi brava. Già, grazie. Mi sono divertita moltissimo. Davvero. Sarà stato difficile a Londra diventare una ballerina professionista. Sì. Eri davvero molto giovane. Avrai sentito molta pressione su di te. Sì, è un mondo competitivo. Ho dovuto lasciare la famiglia per trasferirmi a Londra e dedicare la mia vita interamente all'arte. Insomma, se ci ripenso oggi, mi sembra una follia essere partita a 10 anni. Ero emotivamente pronta per farlo e avevo una grande passione, una grande determinazione. E poi quell'esperienza mi ha fatto diventare sicuramente una donna più forte. Sì. Si vede in tutto quello che fai. Perché sei tornata a casa? Ho sentito l'esigenza di stare vicino alla mia famiglia. Volevo tornare a casa e fare la vita di una ragazza normale. E poi i tuoi genitori avevano anche divorziato, quindi... Esatto. È stata una cosa dura da affrontare a quell'età. Sì. Posso immaginarlo. Io pensavo che sarebbe stato doloroso accettare il divorzio dei miei, ma poi tutti i ricordi meravigliosi che avevamo condiviso mi hanno aiutata ad andare avanti. E questo col senno di poi, ma non è facile affrontare... certe cose quando sei un bambino. Sì, è vero, ci sono state delle situazioni traumatiche che non avrei voluto vivere, che ancora oggi mi fanno stare male perché sono una ferita ancora aperta. Anche se le ho elaborate, ho pianto e fatto di tutto, se le ho tirate tutte fuori, fanno ancora male. Ma sono riuscita a superarle. Mi tornano in mente solo quando penso a me da bambina o quando qualcuno mi racconta una storia altrettanto dolorosa, quando qualcuno mi parla del suo dolore. È in questi momenti che mi tornano in mente. Sono queste esperienze che ti hanno reso una donna forte, che ti hanno reso così positiva. Un vecchio detto diceva: non fidarti mai di una persona che non abbia mai zoppicato. Abbiamo tutti delle ferite, ci fanno crescere. Sì. Quando si affronta un'avventura come questa, si creano dei legami speciali con le persone. Se hai un carattere aperto e sincero, se vivi la vita con autenticità, diventa naturale entrare in sintonia con gli altri. E esperienze simili ti aiutano ad aprirti al mondo. Che dici, mangiamo? Sterco di elefante con bruchi? Sembra davvero appetitoso. Io sono affamato, non sono sicuro che mi basti. Ehi, tiriamoci su il morale con un po' di sterco. Ok, tieni, serviti pure. La cena è stata una vera tragedia. Le avevo detto che sarebbe stato un grave errore lasciarci scappare quel meraviglioso e succulento serpente. Guarda, sono cotti al punto giusto. Fatti coraggio e assaggia. Oh. Non lamentarti, è la punizione per aver lasciato scappare il serpente. Questi bruchi sono ancora più disgustosi. Molto bene, tocca a me. Ecco, come dire... Santo cielo, un sapore davvero amaro. Spero che lo sterco aromatico aggiunga sapore. Berrò brodo di sterco per mandarlo giù. Mi sono pentita di non aver ucciso il serpente. È facile, basta masticare in fretta. Che cavolo, Kay. È solo un insetto e la diarrea di qualche elefante. Perché è così difficile? Aspetta di bere il brodo di sterco. Ok. Coraggio. Coraggio, ottimo. Ora mastica e manda giù. Bevi. Com'è la tisana di sterco? Buona? È colata dappertutto. Lo sterco di elefante sapeva di... sterco di elefante. Mentre il bruco aveva tutte quelle zampette che si sentivano tra i denti. Si muovevano ancora. Che giornata fantastica, bravissima. Ancora un sorso di sterco. Per. Per. Sì, dimmi. Ho sentito un rumore. Eh? Ho sentito un rumore. Non vorrei fosse il leopardo. Non è un leopardo, è il rumore del fuoco. No. O forse un serpente. No. Ti prego. Buonanotte. Muoio di paura. Tra poco. Ce la fai a salire? Oh, santo cielo. Non ce la faccio.
Non ce la faccio. La notte è stata tranquilla. Julien si è svegliata un paio di volte spaventata dal rumore dei felini, ma il fuoco è rimasto acceso e li ha tenuti lontani. Non ho idea di cosa mi aspetti oggi, ma sono felice di essere sopravvissuta a leopardi e serpenti velenosi stanotte. Ti senti meglio? Sì, ma puzzo ancora di sterco di elefante. Sterco di elefante? Già. È ottimo, è il dolce profumo della natura. Allora ascolta, oggi attraverseremo la valle da quella parte e proveremo a risalire la collina. La salita sarà dura da affrontare. Capisco. Ma sai una cosa? Ce la farai alla grande. Sarà molto divertente. Sì, fantastico. Pronta? Non vedo l'ora. Il programma di oggi è semplice. Scendere, attraversare il fiume e poi risalire su fino in cima. Attenta a dove metti i piedi. Questo tipo di terreno può diventare insidioso. Quando è bagnato può essere molto viscido, quindi metti i piedi sull'asciutto e trova un punto di appoggio se scivoli. Questa cascata sembra piccola. È un salto di appena 7-8 metri, ma basta poco per rimetterci la pelle. Dobbiamo attraversarla, eh? Fa molta attenzione a dove metti i piedi. Devi bilanciare il peso. Un terreno davvero scivoloso. È stato stancante. La roccia poi è liscia come il marmo e senza neanche un appiglio. C'è un buco, possiamo scendere da lì? Non te lo consiglio. Siamo a metà della cascata, ma la strada è interrotta da un enorme masso. Da quanto vedo, non c'è una strada alternativa. Non possiamo tornare indietro e per andare avanti dobbiamo passare attraverso una strettoia. Vai tu per prima. Ok. Il problema è che io sono il doppio di te. Credi di farcela passare? Vedrò come te la cavi tu e poi, se rimarrò bloccato, torneremo indietro e troveremo un'altra strada. Va bene. Tu togli lo zaino dalle spalle e comincia ad attraversare la strettoia. Ok. Augurami buona fortuna! Mi raccomando, fa attenzione dall'altra parte. Va a sinistra! Oh, lasciati la cascata sempre sulla destra! Ci sono! Com'è? Gelata! Sì, sono proprio sul bordo della cascata! Stai sulla sinistra! D'accordo! Va bene! Julien, sei arrivata alla fine della corda? Sì! Arrivata! Come avrà fatto a passare da qui? Oh, santo cielo! Cos'è, uno scherzo? Ci passi? Oh. Sei incastrato? Oh! Non ti sbagliavi, siamo proprio sul bordo della cascata! Sì, mi sono divertita e me la sono cavata meglio di Burr. Lui è rimasto incastrato. Era proprio stretta, sei stata molto brava. Giriamo da qui e risaliamo la montagna. Coraggio! Ora dobbiamo muoverci. Una volta usciti da questa gola, dovremo risalire per 200 metri fino alla cima, dove si trova il nostro punto di estrazione. Cammina prendendoti il tuo tempo. Oh mio Dio! Oh. Eccoci. Vedi quella parete? Sì. Li vedi quei segni arancioni? Sì. Vieni con me. Guarda, sono pitture rupestri. Sono molto antiche. Guarda che belle. Santo cielo! Sono tre figure umane. Guarda qui. Ce ne sono delle altre. Oh, è vero! Possono risalire a migliaia di anni fa. È normale trovare queste cose in Africa. Oh, wow! Già. Guarda questa! Sembra, sì, la sagoma di un corpo e le ginocchia. Credo che... Sì, esatto. È un bambino! Sembra una famigliola. La cosa bella è che il mondo cambia nei secoli. Ma ci sono valori che rimangono sempre immutati. È la come famiglia. Le relazioni e la famiglia. Guarda, questo è un piccolo nucleo familiare. È incredibile. È stupendo. Sì. Sei ancora fidanzata con Brooks, il campione di hockey? Sì, lo sono. È meraviglioso, sono molto fortunata. E pensate di avere dei figli un giorno? Dei bambini come questi? Oh sì, assolutamente sì. Li desideriamo molto, ne parliamo spesso e il numero varia da 4 a 2, a seconda dei momenti. Già, mettere al mondo dei figli è difficile, è sì, molto impegnativo. È vero.
Però è una vera gioia. Lo so, io ho 4 fratelli. Già. E li adoro. Ti auguro un futuro radioso e felice, Julian. Grazie. Sì. Ci sentiamo entrambi molto fortunati, davvero. È incredibile vedere che, anche se passano i secoli, le cose che contano per noi, la famiglia, le relazioni, rimangono le stesse per sempre. Ho promesso al tuo fidanzato che ti avrei riportata a casa, quindi non ci fermeremo proprio adesso. No, assolutamente. Allora, facciamo l'ultimo sforzo e raggiungiamo la cima della collina fino al nostro traguardo. Continuiamo a salire. Agli ordini. Su, fino alla cima. Sì, bene. La scaletta è al suo posto. Oh, wow. Alla fine di quest'ultima tappa, un elicottero verrà a prenderci sulla cima della collina. Avevo già predisposto una scaletta a pioli sulla parete di questa montagna per rendere un po' più semplice l'arrampicata. Ci vorrà comunque un grande impegno fisico. La pendenza è del 100%, ma sono sicuro che Julien non avrà problemi a farcela. Il segreto è fare forza sulle gambe e non sulle braccia. Ok. Usa la forza dei tuoi muscoli, gli addominali. Metti un piede prima da un lato. D'accordo. E poi dall'altro. Bene. Sono felice che le braccia non servano più di tanto. Sono più forte sulle gambe. Beh, sembra interessante. Sì? Devi usare i talloni e la punta del piede. Ho capito. Devi trovare il ritmo giusto. Punta e tacco, come nella danza. Ci sono quasi! Ho capito che non sarà affatto semplice. Burr ha la fronte imperlata di sudore. Non è facile, lo so! Arrampicarsi su questa scaletta a pioli è molto più difficile di quanto possa sembrare. Anche se lei è leggera ed è un atleta, sarà veramente dura. Te la fai a salire? Ok, proviamoci! Dico sempre che se una cosa mi spaventa, allora devo farla. Oh, santo cielo. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Oh, mio Dio. Ci sei? Devi crederci. Avanti, puoi farcela. Oh, mio Dio. Forza. È davvero dura! Dai, sei bravissima! È determinata. Sa che questo è l'ultimo sforzo. Sei a 3/4 del cammino. Reggiti forte e continua a salire. Guardare di sotto mi mette paura! Stai andando alla grande! È un ottimo esercizio per i bicipiti. È vero! Per questo bisogna usare le gambe il più possibile. Ma è dura! Cosa direbbe tuo nonno vedendoti? Già! Già! Forza, ragazza! Forza, ragazza! Esatto! Julien è stata incredibile sulla scala. È nel suo carattere, ha un grande ottimismo. Forza di volontà, è eccezionale. Merita davvero il massimo rispetto. Bravissima, complimenti! Guarda che panorama! Ci siamo? Ok! Dobbiamo raggiungere quel promontorio. Andiamo! Se va tutto bene, l'elicottero sarà qui fra pochi minuti. Fantastico. Saliremo e torneremo Urrà! A casa. Ok, adesso muoviamoci. Buona idea. È stata un'avventura incredibile. Credo che questa esperienza mi abbia insegnato a essere più coraggiosa. Ci sei? Sì. Mi ha fatto capire che la forza di volontà è importante, anche se ho avuto momenti di terrore puro. Corri, Julien, o perderemo l'elicottero. Ma sono riuscita a combatterli e a superarli. Dovrebbe essere qui a momenti. Eccolo, sta arrivando. Vuoi sparare tu il fumogeno? Certo! Vai, spara pure! Ora? Certo, coraggio! Lei pensava che l'elicottero sarebbe atterrato per farci salire. Invece, le abbiamo fatto una sorpresa per farla divertire un po'. Farà parecchio rumore, d'accordo? Cielo!
finire a testa in giù! Sì, aggrappati okay. A me se hai paura! D'accordo! Pronta? Oh mio Dio! È stupendo! Uh-huh. Oh mio Dio! Ora mi metto a piangere! Sei stata bravissima! È una sensazione stupenda! Bravissima! È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, che mi ha letteralmente stupito e mi ha fatto capire il valore della libertà. È stato un viaggio che definirei epico. È la cosa più bella che abbia mai fatto! È facile pensare a Julianne come alla tipica fidanzata americana. È divertente, positiva, entusiasta. Ma ha dovuto soffrire molto per arrivare dove è oggi. E quello che ammiro di più in lei è che, nonostante i tanti ostacoli sul suo cammino, nonostante le sfide, ha saputo sfruttare la sua arma più potente. Vale a dire la sua gentile, sincera e contagiosa positività, che le ha permesso di essere la stella luminosa che vediamo risplendere.